pullman e corriere di linea pubbliche di SVT si aggiungono da lunedì 1 febbraio i mezzi privati di 35 aziende di trasporto associate a Confartigianato Imprese di Vicenza. L'accordo già nell'aria da alcuni giorni è stato raggiunto nelle ore scorse dopo lo sblocco delle elezioni preannunciato ieri. La stessa percentuale, 50%, vale per la disponibilità di posti garantita dal servizio pubblico di trasporto rinforzato dai mezzi di agenzie di turismo e altri affini fermi da mesi a causa delle restrizioni. Una quarantina di steward da inserire in organico che dovrebbero essere messi sotto contratto e che vigileranno sul rispetto delle norme anti-Covid distribuiti sulla rete provinciale. La metà degli adolescenti torna a scuola alternandosi con i compagni di classe, abbattendo i rischi di sovraffollamento di pullman e treni e la proliferazione dei contagi in discesa in Veneto dopo le festività. Alle nuove normative si dovrà associare il controllo delle presenze all'interno dei mezzi, oltre ai richiami al buon senso e alla responsabilità. La nuova modalità rimane attiva fino al prossimo 5 giugno 2021. A beneficiarne sul piano teorico saranno i teenager e le loro famiglie, sia in termini di qualità della didattica che di sicurezza sul piano sanitario. Aumenta il costo da sostenere per le casse pubbliche. Ad affiancare i bus della società Vicentina Trasporti arrivano 35 imprese private che si sono aggiudicate i servizi di trasporto. Saranno così 82 le linee giornaliere affidate ad altrettanti autobus da turismo di proprietà di aziende vicentine, a cui si sono aggregate anche alcune imprese del Padovano, che garantiranno il trasporto degli studenti vicentini, considerato che la capienza di ogni bus è stata ridotta del 50%.